immagini che vi giungono in diretta dallo stadio dove sta per avere inizio il match in programma oggi. Un saluto da Pierluigi Pardo e Lele Adani insieme a voi anche oggi per la telecronaca di questo match. Gara di cui si è parlato molto nei giorni scorsi, vedremo se si confermerà all'altezza. Sfida molto interessante tra Spagna e Olanda. Amici e amiche che ci state seguendo da casa, preparatevi, perché ho la sensazione che ne vedremo delle belle oggi. Puro football. Spagna che inizia il match con questi 11. In porta Unai Simón, difesa che vede l'impiego di Eric Garcia con Laporte. Ferran Torres insieme a Oyarzabal come centrocampista esterno. In avanti, occhi puntati su Morata, schierato come unica punta. La Spagna è uscita male dai mondiali di Russia del 2018, eliminazione agli ottavi ai calci di rigore contro i padroni di casa. Quello è stato un mondiale segnato dal cambio di allenatore a tre giorni dal via. Lopetegui firmò con Real Madrid e fu licenziato dalla federazione. Dopo, se pensi al lavoro di Erro, ti immagini quanto potesse essere complicato fare bene. Di fatto si è chiuso un ciclo. Ecco, con l'aiuto della grafica, le scelte del CT olandese. Modulo con assetto decisamente difensivo, difesa 5 senza rinunciare però al 2 punti. Schieramento molto duttile, Pierre. Elastico, in fase di spinta i due esterni bassi possono alzarsi per dare una mano al centrocampo e diventare ali aggiunte. Comincia il match col primo possesso olandese. Deve perdere palla. Jordi Alba. È una delle stelle in campo quest'oggi. È bravo negli inserimenti, da dietro sa arrivare col tempo giusto, sa sfruttare gli spazi, sa andare al tiro. Insomma, Pier, parliamo di un giocatore completo, Laporte. Controlla Sergio Busquets. Sergio Busquets, palla strappata nei piedi di Busquets. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Ha sprecato tutto da pochi passi. Ha optato per la potenza, la palla non è uscita di molto, ma poteva fare meglio qui. Bergwijn. Sergio Busquets. Pallone per Carvajal. Koke. Gran palla qui per il compagno. Senza problemi qui il portiere su questa girata. Sergio Busquets. Laporte. Sergio Busquets. Oyarzabal.
Pedri. Si riprenderà con la rimessa laterale. Occhio al pressing su Van Dijk. Van Dijk sventa la minaccia. Sale con il pallone. Occasione per andare avanti. Il riflesso del portiere che dice di no all'avversario da pochi passi. Solo applausi per questo intervento. La mette in mezzo Koke. La allontana, ma non è finita. Pedri. Memphis. C'è spazio per la ripartenza. Laporte. La squadra di casa ha tenuto di più la palla, come sottolineato anche dal dato sul possesso. Ma è un possesso palla sterile. La manovra è poco fluida, faticano a mettere gli attaccanti in condizioni di battere a rete. Guarda il tecnico, vedi che scuote spesso la testa. Ha l'aria di non essere troppo soddisfatto della prova dei suoi finora. Devono essere più incisivi davanti, se vogliono portare a casa la vittoria. Busquets. Servito Pedri. Jordi Alba. Laporte. Puntuale qui il difensore nel recupero. Pedri. Il tocco per Jordi Alba. Alvaro Morata. Perso il possesso dalla Roca. Un minuto, questa è l'entità del recupero. Dumfries. Prova il blitz in avanti. Finisce qui il primo tempo, squadre che rientrano velocemente negli spogliatoi. È l'Olanda che manovra il primo pallone. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Ha sprecato tutto da pochi passi. Ha optato per la potenza, la palla non è uscita di molto, ma poteva fare meglio qui. Ripresa che comincia col possesso spagnolo. Attento in questo frangente, recupera palla. Palla che esce, sarà fallo laterale. Klassen. Memphis. La gira su Bergwijn. Arriva il fischio dell'arbitro, calcio di punizione per la Spagna. Sergio Busquets. Occhio a Morata. Koke. Ferran Torres. Guadagnano terreno, occhio. Pedri. Ecco Koke. Respinge la conclusione.
Klaassen. Può salire sulla fascia. Posizione invitante per Depay. Portiere che con lo sguardo ha accompagnato il pallone fuori. Aveva intuito subito la direzione del tiro, sapeva che sarebbe terminato fuori. Sostituzione in arrivo. Gerard Moreno, servito Pedri, intervento ruvido ma corretto. Bravo Van Dijk qui. Koke, pallone per Carvajal. Dani Carvajal, provano ad aprire la difesa con questo giro palla ipnotico. Può andare per la porta, si era coordinato bene, palla non distante dal palo. Arriva la sostituzione. Memphis, ottimo tackle, riconquista palla. Jordi Alba, manca poco al termine, la Spagna prova ad attaccare. Azione che fallo su chiara occasione da gol, vediamo cosa decide l'arbitro. Intervento al limite, famoso arancione, qualcuno pensava al rosso, alla fine l'arbitro ha scelto la linea morbida. Il cartellino giallo. Decisamente, Pierre. In diretta non sembravano esserci dubbi. Ha interrotto una chiara occasione da rete. Personalmente te lo dico, non condivido io la decisione della direttrice di gara. Mandano in campo forze fresche. Facile qui l'intervento del portiere. Memphis. Match equilibrato, squadra caccia del gol partita. Segnare adesso significherebbe con ogni probabilità mettere una seria ipoteca sulla vittoria finale. E lo sanno bene i tifosi. Senti come aumenta il volume sugli spalti. Si gioca, c'è il vantaggio. Oyarzabal. Azione insistita, buona circolazione di palla. Koke, può andare al tiro. È un tiro potente, ma calibrato davvero molto male. C'è la sostituzione, abbandona il terreno di gioco. Si giocherà ancora per 120 secondi. Sfuma l'azione olandese. Sta per calare il sipario sul match. Hanno la chance per provare a vincere. Occhio al tentativo, potrebbe andare. Buono intervento in tutto del portiere. Spagna che prova dalla bandierina, vuole portarsi in vantaggio. Koke dalla bandierina in mezzo.
Non riesce a liberare su questo cross. Attenzione a Jordi Alba. Prova a piazzare. E c'è il gol che cambia tutto. Sono avanti adesso a poco dal termine. Una voce gelata per la formazione avversaria. Vedremo se avranno la forza per abbozzare una reazione. Pier, non hanno tempo da perdere. E il tecnico è fuori di sé per questo gol. Lo vedi dall'immagine. Guarda il motivo qual è. Disimpegno errato della difesa che ha regalato la palla agli avversari. A questi livelli queste disattenzioni le fanno caro. Finisce il match con la felicità dei tifosi della formazione di casa per questa bella vittoria. Partita equilibrata con il risultato in bilico fino all'ultimo. Una vittoria che premi i loro sforzi, punisce, io direi troppo severamente, i demeriti della formazione avversaria. Buona la sua prova, decisamente sopra la media, può fare ancora di più, ovviamente, ma insomma già un buon punto di partenza. E senza dubbio l'eroe del match. Ha firmato il gol che ha dato la vittoria alla propria squadra a pochi minuti dalla fine. Comincia il match col primo possesso olandese. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Ha sprecato tutto da pochi passi. Ha optato per la potenza, la palla non è uscita di molto, ma poteva fare meglio qui. Sale con il pallone. Il riflesso del portiere che dice di no all'avversario da pochi passi. Solo applausi. Posizione invitante per Depay. Portiere che con lo sguardo ha accompagnato il pallone.